Ok, benvenuti a tutti, sono Andrea Magarini, il coordinatore della Food Policy di Milano. È un piacere ospitare questo webinar sul contributo che le città italiane stanno sviluppando in ambito Food Policy durante l'emergenza Covid. Prima di cominciare abbiamo un brevissimo saluto della Vice Sindaco di Milano. Che dovrebbe partire. Benvenuti, benvenute, grazie per questa occasione di incontro e di confronto. Diverse città italiane hanno affrontato questa emergenza Covid anche dal punto di vista alimentare e sicuramente l'esperienza delle Food Policy è stata messa al servizio delle protezioni civili, degli assessorati alle politiche sociali, dei tanti che si sono impegnati perché questa emergenza avesse delle risposte e fossero il più possibile vicino alle famiglie. Stiamo tirando un po' il fiato, abbiamo ancora diverse preoccupazioni, lo stiamo facendo con grande cautela, ma sicuramente vogliamo riprendere la buona abitudine di confrontarci fra città per scambiare le buone prassi. Ecco che credo che questo sia un ottimo inizio, una ripresa di quel percorso di confronto e di collaborazione che potrà mettere al servizio gli uni degli altri di quella che è stata l'esperienza durante questi mesi di pandemia. Grazie alle città di Bergamo, di Torino, di Genova, di Trento e di Capannori per aver colto l'invito a dialogare insieme a Milano su questi temi che oggi più che mai ci stanno a cuore. Altri saranno gli appuntamenti e credo che rafforzare la rete delle città che si occupano di cibo e che hanno delle food policy sane sia un ottimo modo per affrontare anche le sfide che verranno. Buon lavoro a tutti e buon lavoro a tutte. Bene, dopo questa introduzione che ci rimanda alla necessità, alla volontà di continuare in queste attività di scambio di esperienze, possiamo iniziare la nostra attività di oggi. Anch'io ringrazio tutti i colleghi che hanno deciso di partecipare a questo momento di confronto, quindi i colleghi delle sue città che oggi prenderanno la parola e condivideranno le loro esperienze. Ringrazio tutti voi per essere connessi. Siamo in 61, quindi un ottimo tasso di risposta. Erano 75 i registrati e quindi sicuramente un tema che interessa a molti. Si sono registrate 11 città italiane, che sono Venezia, Bari, Torino, Firenze, Cremona, Capannori, Lecco, Genova, Milano, Bergamo e Trento. E insieme a queste 11 città sono presenti tutta una serie di ricercatori da molte università italiane, quasi la maggioranza appunto degli iscritti. Come dicevo appunto nel programma che adesso condivido sullo schermo, questo è il programma di oggi che avete visto nella cartolina. Vi invito a utilizzare la chat box per poter inserire una serie di commenti o delle domande. Se abbiamo tempo poi in fondo faremo anche un confronto, penso che riusciremo sicuramente ad avere un po' di tempo per poterci confrontare. I microfoni sono tutti silenziati, abilitiamo direttamente noi l'attivazione ovviamente del microfono. Quindi senza dilungarmi troppo vi racconto con una piccola introduzione le città italiane attive sulle Food Policy fanno parte di una rete più ampia che è la rete del Milan Urban Food Policy Pact. È un patto sottoscritto nel 2015 a Milano che oggi unisce 210 città in tutto il mondo, sono i puntini che vedete su questa mappa. Le città dal 2015 hanno iniziato a lavorare insieme. Le linee rosse sono dei progetti di scambio e di cooperazione che tra queste città vengono sviluppate. Tutti voi immagino lo conosciate perché è un'attività che abbiamo promosso abbastanza assiduamente. Ci confrontiamo a livello europeo, all'interno del working group, il gruppo di lavoro Food di Eurocities, che rappresenta il network regionale in Europa del Patto di Milano. In questi anni, dal 2016, abbiamo sviluppato diversi training, visite di studio in tante città europee e insieme a noi hanno partecipato Torino, Genova e Venezia in modo particolare. Siamo attivi come città nella partecipazione a progetti europei, sono presenti da parte della Commissione diverse opportunità di finanziamento, i bandi Horizon, DEAR, URBAT, Interreg, di UIA, iLife ed altri, e vi rappresento solamente due di questi progetti, solamente come stimolo, poi potremo avere altre occasioni in futuro per poter condividere
con maggior puntualità e precisione i contenuti di questi progetti. Due su tutti sono il progetto Food Wave, che è un bando DEAR, capofila al Comune di Milano, il Comune di Bergamo partecipa, e un altro bando, un Horizon, ha recentemente vinto, che vede la partecipazione anche del Comune di Bergamo. Tutte le città europee stanno sviluppando azioni di advocacy presso la Commissione europea, presso la direzione di ricerca rispetto al Policy Framework Food 2030, che è una strategia europea molto affascinante e molto interessante, che ci vede impegnati ormai da diversi anni su quattro pilastri, quattro priorità legate alla nutrizione, l'innovazione, la circolarità e la nutrizione, e presso altre direzioni generali sulla strategia From Farm to Fork che la Commissione europea ha recentemente lanciato. In Italia le città sono attive ormai da diversi anni sulle food policy, dal 2015. Abbiamo uno strumento che è il Milan Pact Awards, un premio sviluppato insieme alla Fondazione Cariplo con il grosso contributo della Fondazione Cariplo. Non è semplicemente un premio per premiare le città più innovative, ma è uno strumento di mappatura prevalentemente e ci permette di osservare quali città stiano sviluppando che tipo di azioni di food policy. È costruito sulle sei categorie del Patto di Milano, del Milano Food Policy Pact. Vedete nella colonna quante città italiane hanno partecipato. La partecipazione è andata via via crescendo nel corso degli anni. Lo scorso anno abbiamo raccolto 12 pratiche dalle città italiane, e questo trasmette sicuramente un sentore dell'interesse che sta crescendo sempre di più. Per raccontare alcuni casi, alcune best practices riconosciute da una giuria internazionale, nel 2018 le città di Torino e di Parma sono state riconosciute come menzioni speciali per due categorie, la categoria spreco alimentare per Torino e la categoria Social Economic Equity legata al progetto GioCampus per la città di Parma sulle mense scolastiche. Mentre invece lo scorso anno sono risultate finaliste di queste special mention le città di Capannori, Cremona e Bergamo. Quindi sicuramente anche una qualità delle food policy, delle azioni, delle pratiche che le città italiane stanno sviluppando. Se volete restare connessi con noi, qui trovate i social network della Food Policy e del Patto. All'interno del sito della Food Policy abbiamo creato una pagina Italia dove caricheremo anche le registrazioni di questo webinar. In questa mappa invece vedete da dove arrivano i registrati al meeting di oggi, quindi in tutta Italia, con una prevalenza dal nord, ma anche in altre regioni sono presenti diverse città connesse. Non rubo altro tempo e passo subito la parola al primo relatore, che è Raul Tiraboschi. Raul ha il microfono attivato in questo momento. La città di Bergamo è una città che ha aderito al patto nell'ultimo anno e ha dimostrato fin da subito un interesse e un percorso che va sviluppato sulle food policy all'interno di un tavolo agricoltura, una sorta di food council, un tavolo agricoltura presieduto direttamente dal sindaco, che successivamente alla firma del Milan Nuova Food Policy Pact ha trasformato in tavolo food policy. Raul è il coordinatore e lavora insieme a tanti colleghi del Comune di Bergamo per promuovere l'avvio di una food policy per la città di Bergamo. Ti passo subito la palla con la prima slide, io mi taccio, a te. Grazie Andrea, sei sempre molto interessante ascoltarti e far parte di un gruppo di lavoro e di una rete ampia è un po' un modo di lavorare che riteniamo fondamentale. Voglio anche dire che c'è collegata anche Nadia Tonali, che insieme a me lavora nella segreteria della Food Policy, e abbiamo insieme predisposto queste slide. Abbiamo cercato di inserire alcune pratiche concrete perché la città ha reagito in maniera molto forte, visto anche l'impatto potentissimo che il Covid ha avuto sulla nostra città, ma questo ha generato una reazione positiva da parte di tantissime associazioni, da parte di molte reti associative, e quindi abbiamo scelto alcune prassi perché ci sembravano quelle un po' più particolari e anche significative. Questo non toglie che ve ne sono molte altre. Il nostro tavolo è appena iniziato, è un bambino, e da questo punto di vista ancora deve iniziare a lavorare nella funzione di coordinamento di tutte le pratiche legate alla food policy. Però su queste possiamo dire qualcosa in particolare. Ne abbiamo qui elencate quattro, quelle un po' più significative. La prima l'abbiamo chiamata così, da Vittorio Q2,
cucina all'ospedale da campo. Sapete, il ristorante da Vittorio è un ristorante 3 stelle Michelin che è qui nell'interno della città di Bergamo, e quando si è partiti nell'idea di costruire l'ospedale da campo per ospitare i tantissimi malati di Covid che le strutture non riuscivano più a recepire, c'è stato il problema immediato della fornitura di cibo Cerea ha fatto un appello social chiedendo a produttori, a cuochi, a ristoratori un aiuto concreto per la fornitura di cibo e di tutto quello che poteva essere utilizzabile per le cucine. E nella slide successiva possiamo vedere come la risposta è stata molto potente, immediata, quasi travolgente, tanto che a un certo punto il referente del ristorante La Vittoria non riusciva più a gestire la tanta offerta di cibo che è arrivata. Anche, per esempio, arrivavano offerte di vino biologico, arrivavano offerte dalla quarta gamma, visto che nella provincia di Bergamo c'è un distretto importante legato alla verdura di quarta gamma. Però volevo citare in questo punto la bellissima iniziativa della rete Gas Bergamo con il sostegno delle Galline Felici e SOS Rosarno, che sono riusciti a far arrivare centinaia di chilogrammi di agrumi e a consegnare l'ospedale da campo. Questo esempio è un esempio molto importante, perché fa capire come una rete radicata, storica, dell'associazionismo bergamasco si sia attivata in modo autonomo e abbia dentro un percorso consegnato prodotti di qualità che vengono da una realtà produttiva molto particolare, molto interessante. Per chi avesse voglia di approfondire, sono due realtà molto, molto significative. E quindi unendo la donazione degli agrumi al supporto che si ricevevano da altri territori virtuosi. E questo è un esempio importante, così come anche quello successivo, che è, diciamo, riguarda un tema che in tutte le città ormai si sta sviluppando, cioè la riduzione dello spreco e quindi il recupero del cibo ancora buono, ancora edibile da parte delle messe scolastiche, da parte della GDO, da parte dell'ortimercati. A Bergamo c'è un progetto che è curato dalla cooperativa Namaste, sempre in collaborazione con i Lions di Bergamo e con il Comune di Bergamo, in cui in un quartiere vicino allo stadio è stato costituito una sorta di hub dove vengono recuperate tutto il cibo che può essere riutilizzato e viene consegnato. Nel periodo Covid questa dispensa ha svolto un lavoro ancora più straordinario, e nel parlare con Raffaele Vagliano, che ne è il coordinatore, diceva che ancora oggi fanno fatica a gestire la tanta richiesta che c'è da parte di famiglie in difficoltà e di situazioni particolari. È chiaro che il progetto della dispensa sociale nell'ambito della food policy per noi sarà un progetto che avrà un'attenzione particolare, proprio perché il tema dello spreco è un tema centrale. Oggi, proprio oggi, scadeva un bando della Regione Lombardia per valorizzare le buone prassi legate al recupero del cibo in avanzo e alle prassi, diciamo, agricole per valorizzarlo, e sono emerso un progetto da parte di diversi soggetti che poi ce l'hanno comunicato come segreteria della food policy, in cui molti produttori si sono detti disponibili a partecipare a questa rete, ma non solo. Il passaggio, secondo me, culturale importante è: non solo i produttori sono disponibili a diciamo donare per la legge Gadda quello che è in avanzo, ma sono disponibili a coltivare qualcosa di più, e questo qualcosa di più a destinarlo in maniera specifica per le realtà come la dispensa sociale o realtà di donazione per le famiglie in difficoltà. Questo passaggio culturale, questo percorso culturale, tengo a precisare che viene dai produttori, e quindi vuol dire che da questo punto di vista la pandemia ha generato sì una risposta al bisogno, ma anche una cura e un'attenzione diversa che secondo me merita attenzione. L'altro progetto su cui volevo mettere un po' l'attenzione è un progetto interessante, che credo che
anche in altre città si sia sviluppato, ma anche qui dimostra come la rete è efficace, cioè un gas importante, storico, il gas Torre Ranica, quindi Torre Boldone e Ranica sono due comuni nell'interno della città, hanno creato insieme alla cooperativa sociale Rete la cosiddetta spesa sospesa, e cosa succede? Che i clienti potevano fare una donazione, con questa donazione veniva costruita una gift card, con questa gift card venivano acquistate presso la cooperativa sociale delle cassette di frutta e verdura che tramite il gas torre venivano indirizzate alle famiglie che avevano bisogno, segnalate dal comune o dai comuni. Anche qui è importante, secondo me, far presente come è la realtà associativa molto forte che ha sentito bisogno di unirsi e costruire delle buone prassi. Queste buone prassi che non sono, tra l'altro, in patrimonio esclusivo di nessuno, anche perché sia con Diretti, Bergamo, con Campagna Amica, che anche altre realtà si sono mosse in questo senso. L'altro esempio importante è che mi riguarda in quanto fiduciario di Bergamo, di Slow Food, ma è un tema che credo sia presente anche in altre città, è quello della raccolta fondi nazionale che abbiamo chiamato Custodiamo la Terra di Bergamo, con una particolarità: le donazioni che sono arrivate sono state incanalate per l'acquisto di prodotti a filiera corta e quindi di produttori locali, e quindi queste cassette donate tramite le reti parrocchiali o comunali sono cassette che hanno un duplice significato: sostengono i produttori locali, quindi in un periodo di difficoltà sono state acquistate quantità significative di prodotti da produttori locali, e questi stessi prodotti sono stati consegnati alle famiglie in difficoltà. Quindi è una crescita di quella che era la valorizzazione di una cassetta di frutta e verdura, ma è una cassetta questa che ha anche al suo interno un legame con i produttori locali. E queste quattro prassi, al nostro modo di vedere, dimostrano come un territorio così colpito dalla pandemia è riuscito a reagire, perché prima della pandemia si erano costruite buone relazioni e buone prassi, perché in caso contrario non saremmo riusciti ad avere una reazione così rapida e così significativa. Questo quindi porta alla considerazione che la rete è preziosa, va protetta, va valorizzata, e la reazione che c'è stata ci dimostra che è la strada giusta, quella della condivisione delle progettualità. Poi ognuno ha la sua specificità, per fortuna, ma insieme in ogni progetto, come potete vedere, non c'era solo un soggetto che agiva, ma erano più soggetti insieme. In questa fase il Comune di Bergamo ha giocato un ruolo molto importante con l'assessorato della dottoressa Messina, perché le richieste delle famiglie in difficoltà erano sin dal mese di marzo molto molto numerose. E questo significa, anche da questo punto di vista, che la pandemia ha messo in evidenza la fragilità sociale e economica di una città benestante come Bergamo. Ecco, quindi la panoramica è stata molto veloce, però ci tenevamo a condividere alcune prassi che potessero essere di stimolo anche per altri. Grazie Raul, grazie davvero per il contributo. E come appunto dicevi tu, risottolineo uno degli aspetti centrali, l'aver attivato un sistema di relazioni pregresse rispetto all'emergenza ha contribuito durante l'emergenza ad avere delle risposte più efficaci. È un po' quello che con le food policy stiamo cercando di fare tutti insieme. Passerei subito la palla ad Elisa Porreca, che è una giovane componente del nostro ufficio food policy. Dovrebbe avere il microfono attivato e ci racconterà cosa a Milano abbiamo messo in pista nei primi giorni dell'emergenza, a partire dal 9 marzo. È il dispositivo aiuto alimentare ed ha contribuito alla distribuzione di appunto aiuti alimentari, come dice anche il titolo, per le famiglie più fragili della città. Elisa, a te. Grazie Andrea. Saluto tutti, è comunque un piacere poter avere questo momento di condivisione con tutti voi.
Appunto, l'iniziativa di cui vi parlo è un'iniziativa, una delle principali iniziative che il Comune di Milano ha messo in campo durante l'emergenza, ed è una cosa che ci ha visti in prima linea come Food Policy, ha visto in prima linea la direzione delle politiche sociali e la protezione civile, sia per la progettazione che per la realizzazione del dispositivo di aiuto alimentare. Il dispositivo è un sistema che si è basato su 10 hub distribuiti in tutta la città, come vedete sulla mappa. Questi erano spazi del comune usati come centri socio-ricreativi e sono stati riconvertiti durante l'emergenza per diventare hub per il sostegno alimentare. Possiamo passare? Grazie. Il sistema si è basato, intanto ha avuto una durata di 15 settimane ed è iniziato il 16 di marzo, quindi è stata una risposta estremamente pronta all'emergenza, è stato progettato in una sola settimana, usando anche le notti. Quello che vedete qui è uno schema che riassume un po' tutta la filiera del sistema, che si basava su due hub logistici gestiti dal Banco Alimentare e dalla Croce Rossa di Milano. C'era un hub ortofrutta che ha garantito l'afflusso di cibo fresco, quindi frutta e verdura, i 10 hub territoriali distribuiti in tutti i quartieri e poi un sistema elaborato grazie alla nostra società partecipata AMAT per la consegna a domicilio alle persone. Si è successivamente trasformato anche in un sistema di ritiro in loco presso gli hub, ma solo quando è stato possibile uscire di casa. I beneficiari di questo sistema sono stati individuati in parte dal Comune di Milano grazie a un centralino attivato appositamente durante il lockdown, ma per due terzi anche dal terzo settore. Questo è stato possibile grazie anche alla forte connessione che il Comune già aveva e al dialogo aperto con tutte le realtà che a Milano si occupano di aiuto alimentare in condizioni normali e che chiaramente in un primo momento erano entrate in una fase di crisi, essendo anche attività basate sul volontariato. Quello che si vede è la progressione dei beneficiari nel corso delle settimane, dalla settimana 1 alla settimana 15. Il sistema ha raggiunto 20.700 persone e più di 6.000 famiglie. Da notare il fatto che quasi la metà dei beneficiari fossero minori, quindi famiglie anche numerose. E questo è stato un elemento chiave nel rispondere subito a questo bisogno, in quanto si tratta chiaramente di persone più fragili a cui andava fornita una risposta immediata. Possiamo passare? Esatto. Chiaramente il tutto per la realizzazione di questa iniziativa è stato fondamentale. Da un lato il contributo delle società partecipate, che quindi sono interlocutori e partner privilegiati per il comune, quindi vedete Milano Ristorazione, AMAT, il mercato agroalimentare di Milano, di cui poi vi approfondisco dopo, e anche l'ATM. Ma ci sono anche partner storici, come la Fondazione Cariplo, che è un partner fondamentale, storie che sono accreditati FEAD e quindi sono parte del sistema di aiuto alimentare su base fissa, quindi il Banco Alimentare della Lombardia, la Croce Rossa di Milano, la Caritas Ambrosiana. È stato fondamentale anche il contributo sia delle fondazioni in generale che degli enti profit, che hanno deciso di partecipare sia con donazioni dirette a livello economico, sia con la creazione di crowdfunding. Vedete la Fondazione Comunità, la Fondazione Milan si sono attivate molto su questo ambito e hanno permesso anche una partecipazione di tantissimi attori che ovviamente non potevano essere coinvolti direttamente nell'iniziativa, ma hanno sostenuto molto il progetto. Vedete anche la somma che comprende anche le risorse che sono state destinate dalla Protezione Civile a livello nazionale. Tutte queste risorse per il 90% sono state destinate all'acquisto dei prodotti che poi sono andati ai beneficiari. Fin da subito è stato necessario progettare una spesa che garantisse una dieta sana ed equilibrata, per cui la metà della spesa che equivaleva a circa 16 kg era fatta da prodotti base, quindi legumi, passata, pasta e riso, e abbiamo cercato di garantire per il periodo più lungo possibile anche
circa 5 kg di fresco per ogni spesa. Questo è stato fondamentale sia perché è una priorità della food policy il fatto di garantire l'accesso a un cibo sano e di qualità, sia grazie alla partecipazione del mercato agroalimentare di Milano. Passiamo alla prossima slide. In questo schema potete vedere durante tutte e 15 le settimane di attività quali siano stati i contributi delle varie fonti di approvvigionamento del sistema, per cui, come vi dicevo, il ruolo molto importante della Croce Rossa, il ruolo del Banco Alimentare, che gestisce anche donazioni e eccedenze alimentari, e che ha portato alla gestione totale di più di 600 tonnellate di cibo nell'arco delle 15 settimane. C'è stato anche un grande contributo a livello anche così di sostegno, magari più, come dire, immateriale, perché le quantità magari non erano altissime, però di moltissime realtà che hanno deciso di fare donazioni di prodotti, e le vedete elencate, sono sia grandi aziende che hanno produzioni industriali, sia realtà veramente microscopiche che hanno scelto di sostenere con quello che avevano tutta l'iniziativa, e è stato sicuramente un contributo apprezzato. Vi faccio un breve quadro della parte del dispositivo che ha garantito il cibo fresco. Il mercato agroalimentare di Milano, che è un partner molto forte per la food policy, ha reso disponibile uno spazio per organizzare i kit di ortofrutta che poi sarebbero andati nelle spese e negli hub. Questo è stato possibile anche grazie alle donazioni delle associazioni grossisti, che hanno donato 138 tonnellate e hanno quindi garantito questo approvvigionamento. E la squadra che lavorava nell'hub dell'ortofrutta era lì ogni mattina alle 7:30 e hanno veramente tarellato per tutto il periodo, e è stato un tassello fondamentale anche questo. E in ultimo è necessario anche fare una chiusa di grande gratitudine verso tutte le persone che hanno effettivamente lavorato, perché chiaramente c'è stata un'attività di progettazione e gestione in cui anche noi eravamo davvero in prima linea, ma un contributo molto importante è venuto da quasi un centinaio di dipendenti del Comune di Milano, che si sono messi a disposizione grazie a una call interna, che hanno lavorato fisicamente negli hub per la preparazione, la distribuzione e il ritiro delle spese. Ovviamente ci sono anche diverse associazioni che potete vedere qui, che hanno partecipato al sistema perché avevano un'attività di volontariato anche basata su ragazzi giovani, che quindi non avevano l'obbligo di restare in casa, e quindi hanno veramente garantito un servizio che non avremmo potuto mettere in piedi in altro modo. Grazie, grazie Elisa. Questo rappresenta come una città può utilizzare le sue infrastrutture, le sue politiche per rispondere a un'emergenza. Ovviamente, avendo lavorato nei 5 anni precedenti all'attuazione della food policy con tutti i partner che Elisa ha raccontato, è sicuramente stato un elemento di successo. Passiamo ora ad un'altra città che ci sposta un po' nella fase 2. Nella fase 2 post-emergenza passiamo a Torino. Simone, dovrei averti. Ok. Sì, mi sentite? Perfetto. Con noi è connesso Simone Mangili, che è in staff alla Sindaco, e noi con Simone ci conosciamo da diversi anni perché, appunto, come accennavo in apertura, ci incontriamo all'interno di Eurocities e nei vari incontri con le città anche in Europa. Quindi mi taccio all'istante e ti passo la parola con una presentazione legata a come il cambiamento dei consumi può contribuire al cambiamento anche della città. Simone, a te. Ottimo, grazie Andrea, grazie a tutti per questa opportunità. Come accennato, appunto, io vorrei fare un cenno a come alcune politiche in realtà già esistenti pre-emergenza in questa fase 2 vengono adattate proprio per dare continuità anche alle misure emergenziali della fase 1, e come appunto alcune iniziative politiche nella fase 1 si adattano nella fase 2
con un impatto importante anche sulle funzioni e la forma della città. Innanzitutto, per avviare la fase 2, la città di Torino ha approvato un progetto, un'iniziativa che è volta a un assestamento sostanzialmente alla nuova normalità, che ci chiede di stabilire nuovi equilibri, un ripensamento quindi profondo delle funzioni degli spazi della città, mettendo al centro la salute e il benessere delle persone. Andrea, se possiamo passare alla prossima. Questa iniziativa si chiama Torino Cielo Aperto e sostanzialmente è una visione che ci vede sostanzialmente implementare una città attiva e di prossimità, ricca di occasioni di condivisione e dialogo, svolti all'aria aperta, appunto Torino Cielo Aperto, nei quartieri in prossimità, in sicurezza, rispettando i diritti degli altri. Questa visione si realizza sostanzialmente valorizzando tutti gli spazi aperti della città, dalle aree verdi alle piazze, le aree mercatali, suolo pubblico, eccetera. E quindi parliamo anche di come questi spazi, cambiando, si adattano alle nuove abitudini nella fase 2. Andrea, se possiamo passare avanti. Quindi cambia il consumo di cibo, sempre di più la somministrazione avviene all'aperto per i limiti che conosciamo bene degli spazi interni, le distanze, eccetera. La città, all'interno del progetto Torino Cielo Aperto, ha approvato una delibera che consente gli esercizi che già hanno una presenza esterna, un dehors, di raddoppiare al massimo di 60 metri quadri la loro occupazione di suolo pubblico, proprio per permettere l'attività a cielo aperto. E chi non ha oggi già un dehors di stabilirlo, appunto, fino a un massimo di 60 metri quadri. Questo tutto con un percorso sburocratizzato, sostanzialmente consentendo di consegnare semplicemente una comunicazione dell'intenzione di aderire appunto all'iniziativa, ovviamente dichiarando di rispettare il regolamento esistente, e quindi di espandere l'attività soprattutto sul suolo di viabilità e nelle piazze. Ad oggi sono pervenute oltre 1000 richieste, quindi potete immaginare, non tutte al momento sono già operative, però comunque potete immaginare come questo possa cambiare anche fisicamente gli spazi della città, dove una volta le piazze o rimanevano relativamente spazi aperti liberi, oppure dove altre attività erano consentite fino all'altro giorno ed oggi vengono occupate anche con attività di somministrazione. Quindi questo sta già fisicamente trasformando l'utilizzo del suolo pubblico. Oltre al consumo sul suolo pubblico, il consumo di cibo sta avvenendo sempre di più durante attività svolte all'aperto. La visione prevede appunto lo svolgimento di attività culturali, di attività educative, di sport, esercizio fisico, di commercio, eccetera, all'aperto. E durante queste attività viene consumato cibo e bevande all'aperto, appunto. La città, appunto, si è quindi dotata di una fornitura di bicchieri, borracce riutilizzabili per le attività organizzate dall'amministrazione e per premiare gli eventi e i comportamenti sostenibili, sostanzialmente cercando di limitare la produzione di ulteriori rifiuti di stoviglie e quant'altro durante queste attività e questi eventi svolti sul suolo pubblico, che naturalmente non hanno la stessa possibilità di prevedere il riutilizzo delle stoviglie come avverrebbe in una situazione di normalità. Quindi le borracce che vedete sono in acciaio inox, i bicchieri in bioplastica assolutamente riutilizzabili, lavabili e compostabili, all'interno di un'iniziativa che appunto si era già lanciata all'inizio dell'anno pre-emergenza, ma che oggi ci vede impegnati nel facilitare le attività a cielo aperto.
Sappiamo bene che durante la fase 1 molta della somministrazione che ha potuto continuare il loro servizio si è svolta invece in modalità consegna, con il consumo a casa. Questo ha fatto sì che si è aumentata notevolmente la modalità delivery a asporto durante la fase 1, ma sappiamo anche che questa modalità è prevista sostanzialmente di essere mantenuta durante la fase 2 e in modo anche probabilmente oltre. Sappiamo con le nostre interlocuzioni con le associazioni di categoria che molti esercizi prevedono appunto di mantenere o ulteriormente espandere questo tipo di servizio in futuro, aumentando anche in questo caso il rifiuto prodotto dall'imballaggio del cibo in consegna all'asporto. Per far fronte a questo tema, sempre all'interno dell'iniziativa Community Zero, il Plastic Free Challenge, stiamo lavorando con attori privati per creare e promuovere dei contenitori per l'asporto e per la consegna che sono totalmente biodegradabili anche idonei a riscaldamento del pasto, del cibo a casa, proprio per cercare di ridurre poi il rifiuto che diversamente non sarebbe recuperato, comunque non andrebbe a contribuire alla rigenerazione del suolo. Come cambia il recupero del cibo? Anche qui, come accennava Andrea all'inizio, avevamo delle politiche già molto strutturate sul territorio, in particolare il progetto Repop, che ad oggi, negli ultimi 4 anni, ha recuperato oltre 236 tonnellate di cibo e mensilmente a questo si aggiungono altri 340 kg di pane recuperato dagli intorni del mercato di Porta Palazzo, un'attività che raggiunge oltre 2.500 beneficiari nell'arco di ogni mese. Questa attività purtroppo durante la fase 1 si è dovuta modificare alle circostanze per la chiusura di Porta Palazzo, del mercato di Porta Palazzo in via prolungata. Nonostante appunto la sospensione del mercato di Porta Palazzo, l'attività di Repop si è evoluta, si è espansa durante la fase 1 su altri 4 mercati nella città, e anche con il recupero di cibo nei mercati all'ingrosso, il Centro Agroalimentare di Torino e anche altri grossisti nella zona, recuperando oltre 100.000 kg di cibo nella fase 1. Oggi si persegue la strategia originale del progetto Repop, era quella di sostanzialmente dimostrare la fattibilità di un recupero solidale ecologico sul mercato di Porta Palazzo, dimostrando la replicabilità anche su altri mercati. Da metà luglio questo progetto si espanderà in modo strutturale su altri 4 mercati della città, quindi evolvendosi in risposta alla fase 2. Se possiamo passare alla prossima, Andrea. Anche il recupero più tradizionale, strutturato da anni ormai al centro alimentare attraverso la cooperazione con il Banco Alimentare del Piemonte, si sta in questa fase 2 evolvendo e attrezzandosi per un'espansione e anche un'implementazione di altre funzionalità. Sempre da metà luglio il banco ha sostanzialmente garantito una presenza continua in tutti i giorni della settimana al CAT, dotandosi anche di celle refrigerate per prolungare la conservazione delle eccedenze e prevedendo anche degli spazi per la prima volta favorire la trasformazione delle eccedenze proprio per poter prolungare la conservazione e raggiungere i beneficiari. Aggiungo un'ultima riflessione che è durante la fase 1 l'agricoltura urbana è stata una delle richieste più forti che è emersa dal territorio, cioè la possibilità di accedere
agli orti urbani comunali, ma anche quelli associativi, proprio per poter non solo approvvigionarsi attraverso la propria attività, ma anche per diciamo, un fattore di salute psicofisica. In quest'ottica abbiamo avviato nella fase 2 un'interlocuzione con la rete di orti urbani della città di Torino, Orme, per identificare diciamo, la possibilità di rapidamente estendere l'attività di orticoltura urbana all'interno delle aree verdi pubbliche del Comune di Torino proprio per favorire questo tipo di attività anche in una fase 2 e eventuali future fasi. Quindi questo in sintesi sono alcune delle iniziative che abbiamo, diciamo, abbiamo adottato e evoluto durante la fase 1 e la fase 2 e che sta vedendo, diciamo, le nostre modalità cambiare e trasformare la città. Grazie, grazie molte Simone. Peraltro molte delle attività le stavamo anche seguendo perché alcuni degli operatori che sono attivi nel vostro mercato sono presenti anche nel nostro, quindi c'è dei rapporti di vicinato che continuano a unire le città. Rimanendo sempre nella fase 2, in quello che le città stanno sviluppando durante la fase 2, ci spostiamo a Trento. Abbiamo con noi Paola Fontana. Che ci parlerà proprio di un tema che anche Simone ha accennato in chiusura. Ti dovrei aver riattivato il microfono. Ok, mi sentite? Sì, Buonasera a tutti. vai. Vado. Vai, vai. E vi ringrazio di questa opportunità e vi parlo di quello che noi abbiamo cercato di fare appunto in occasione dell'emergenza, in relazione all'emergenza sanitaria. Io sono responsabile per l'amministrazione comunale del progetto Nutrire Trento, che è un progetto che nasce all'interno di un protocollo che vuole sostanzialmente riavvicinare l'università e il comune, quindi la ricerca e l'azione per comunque restituire alla città un prodotto in determinati ambiti. Uno di questi ambiti è appunto l'agricoltura. Cuore pulsante di questo progetto è il tavolo di lavoro, un tavolo a composizione variabile, cui partecipano tutti gli attori sostanzialmente della filiera agroalimentare e non solo, nel senso attori sia in prima persona ma anche fruitori. Ci sono quindi i produttori, ma ci sono anche le istituzioni, ci sono i musei, ci sono i consumatori, ci sono le associazioni, c'è il terzo settore, c'è chi si occupa di recupero e distribuzione del cibo a persone che appunto ne hanno bisogno e quindi un po' tutti quelli che possono avere un interesse in questa tematica. Appena appunto c'è stato il lockdown, il tavolo comunque si è riunito e si è chiesto cosa poteva fare. Nell'immediatezza, prendendo anche spunto da quello che aveva fatto Milano, abbiamo organizzato il recupero del cibo negli asili e nei nidi gestiti direttamente. E quindi in due tornate, nella prima si sperava che poi sarebbero stati riaperti e quindi abbiamo raccolto un po' meno, quindi quello che era immediatamente deperibile, e poi con una seconda appunto raccolta, quando diciamo che la chiusura era già previsto che fosse quasi definitiva, insomma già in quel momento, e quindi è stato liberato tutto, e in totale abbiamo recuperato più di 3.000 kg di prodotti. Scusami, non vedo le slide però, io non riesco. Perdonami. Ah, scusa, adesso le vedo, perdonatemi, colpa mia. E quindi appunto abbiamo raccolto questi 3.000 kg grazie al partenariato con Trentino Solidale che si occupa poi della distribuzione alle famiglie bisognose. Nel contempo ci siamo chiesti anche cosa potevamo fare per l'agricoltura locale. Perché Nutrire Trento dispone di una piattaforma dove sono inseriti su base volontaria i produttori che hanno sostanzialmente la caratteristica di avere un contatto diretto con la città e quindi essere produttori che hanno o un negozio o punto vendita nella propria azienda appunto a Trento o partecipare a uno dei mercati contadini che ci sono sulla città o comunque fornire un gas locale. E ci siamo detti che in quel momento era il caso di derogare, di ampliare la platea e di consentire in realtà a tutte le aziende, equiparando la consegna a
a domicilio appunto a uno di questi requisiti che vi ho detto, e quindi abbiamo individuato 71 aziende disponibili a fare consegna e interessate a fare consegna a domicilio, anche perché nel frattempo i mercati contadini erano stati chiusi e quindi i produttori si trovavano in difficoltà anche a piazzare il prodotto. E abbiamo quindi inserito questa lista di produttori in piattaforma. Successivamente, per quanto riguarda la fase 2, invece, abbiamo cercato di mettere a frutto quello che potevano essere gli aspetti positivi della fase 1, ovvero questa maggiore sensibilità verso appunto la ricerca del prodotto locale. Quindi ci siamo chiesti, forse è il caso di sperimentare un progetto in cui mettiamo insieme i produttori e i consumatori, e quindi abbiamo appunto pensato di fare questo progetto di ricerca, perché è un progetto che ha anche dei numeri molto contenuti, anche perché non è, chiaramente non avevamo grandi risorse, grandi possibilità in quel momento, per cui si sono messi a disposizione sostanzialmente tre giovani partecipanti al tavolo che sono anche collegati, Angelica, Mattia e Anna, che sostanzialmente hanno costruito questo progetto che si è sostanziato in una call per le famiglie e una call per i produttori. Però non voleva essere una piattaforma sostanzialmente di vendita di prodotti, perché questo Nutria Trento non ha mai voluto esserlo, voleva essere uno strumento per capire anche cosa possiamo fare dopo. E quindi questa attività appunto di incontro, di offerta e di domanda è stata accompagnata anche da dei questionari. Al momento ne abbiamo somministrati due e il terzo verrà somministrato adesso, perché il progetto ha comunque una durata limitata, proprio perché appunto è una sperimentazione. Abbiamo fatto due call, una appunto per le famiglie, una per i produttori. Sul lato famiglie hanno aderito 80 famiglie e sul lato produttori 13 produttori. Inizialmente avevamo selezionato 30 famiglie, poi abbiamo allargato anche il campione perché abbiamo visto che si riusciva appunto a gestire, però quello che abbiamo poi riscontrato è che queste famiglie che avevano aderito al progetto, pur non essendo un campione significativo dal punto di vista statistico, perché capite anche voi che i numeri sono troppo bassi, ma comunque dimostrava che erano coppie con figli, di età media sui 40 anni, mediamente con un livello di studio alto, o la laurea o addirittura un titolo successivo, tendenzialmente persone che non avevano subito riflessi dalla pandemia in termini di reddito e quindi non sono stati danneggiati economicamente, e che avevano soprattutto una ricerca, cioè una volontà di conoscere, di capire metodi di produzione e di promuovere l'attività sostenibile e cercare prodotti. I produttori invece erano per la maggior parte donne, la metà laureate, loro avevano invece sentito chiaramente l'effetto della pandemia e avevano delle aziende molto piccole di dimensione familiare e che da questo progetto cercavano riscontro sulla qualità dei loro prodotti e capire se c'era una strada per iniziative di questo tipo. Abbiamo creato un blog, dove avete i riferimenti, dove appunto abbiamo inserito poi degli articoli anche per dare risposta a questa richiesta sostanzialmente anche culturale delle famiglie. Non cercavano, abbiamo poi scoperto che non è che cercavano in maniera così sfrenata solo il prodotto, ma anzi cercavano informazioni e cercavano conoscenza. Per quanto riguarda gli ordini, abbiamo avuto un inizio abbastanza importante con un numero di ordini consistente, perché allora avevamo un primo campione di 30 famiglie che poi abbiamo allargato e hanno ordinato 22. Poi con il passare del tempo e diciamo il venir meno anche di tante limitazioni connesse alla possibilità di muoversi e quindi ma non tanto di andare a fare acquisti altrove, ma proprio il fatto di non essere più a casa, quindi anche di essere tornati a lavorare, abbiamo un po' scontato questi aspetti, perché i produttori consegnavano singolarmente ed evidentemente in una fase di lockdown avere 3-4 consegne poteva essere anche accettabile, dopo è diventato un problema. Infatti abbiamo avuto
un sostanziale calo delle famiglie che ordinavano e anche un calo, diciamo, negli importi che siamo riusciti a far girare. Ma in realtà questi poi non sono gli unici elementi di criticità che abbiamo trovato, perché altri elementi di criticità sono stati appunto la poca disponibilità in termini di scelta che noi abbiamo come agricoltura locale, perché comunque la nostra agricoltura è fortemente vocata alla produzione di uva e di mele, quindi sono poche le aziende che diversificano e quindi probabilmente bisogna fare un percorso per accompagnare queste aziende, rendendole consapevoli che c'è un mercato che possa riconoscere un valore anche adeguato al loro prodotto e nello stesso tempo dare soddisfazione a questa richiesta delle famiglie, perché comunque abbiamo visto che anche le famiglie che non ordinavano scrivevano, chiedevano informazioni, quindi in realtà erano molto interessate alla tematica. E vorremmo fare tesoro di questi spunti, cercare di fare magari una possibile fase 3 dove superare quelli che sono stati un po' gli elementi di difficoltà e quindi magari anche cercare di modificare un po' questo sistema che vi dicevo, dove siamo fortemente improntati alla monocultura. Grazie, grazie molte Paola, penso che sia un'esperienza molto interessante anche perché restituisce e raccoglie tutta una serie di dati che è un approccio tipico di molte food policy. Ora ci dovremmo spostarci a Lucca, ma chiedo un po' di pazienza a Giorgio per spostarci su Genova, grazie, perché Alessandra poi ha un problema. Alessandra è la... quindi mi sposto anch'io sulla presentazione. Alessandra è la responsabile dell'unità Smart City del comune di Genova. Dovrei attivare il microfono. C'è qualcosa che non funziona. Alessandra. Nella sua presentazione toccherà tutto il tema dell'Agenda 2030, quindi come è possibile rilanciare l'economia del territorio attraverso l'Agenda 2030. Alessandra, a te. Non riusciamo a sentirti, però il microfono in realtà è attivo, così è spento. Provo a togliere le cuffie magari. E devi ricliccare sotto. No, neanche adesso. Adesso spento. Il bello della diretta, dopo tutto, è un po' il classico dei webinar. Non riusciamo proprio a sentirti. Peraltro, purtroppo poi Alessandro dovrà lasciarci, che ha un appuntamento inderogabile e penso che ci... La metto in mia voce, se mi fate venire... Sì? Ok, se dovete venire qua però. Filippo? Ok. Provate a vedere se riuscite, se no andiamo avanti. No. Nel frattempo vedo che arrivano alcune domande in chat, vi invito a utilizzarla. Tania Gervasi chiedeva se queste iniziative possono diventare una nuova normalità, effettivamente lo stanno già facendo. Andrea, noi ci siamo con Alessandra. Perfetto, a voi. Malissimo. Elisa, si avvicini. Elisa, riesci a avvicinare di più? Questo è il massimo, Andrea. Mi spiace, non riusciamo, Alessandra. Facciamo la prossima volta. Mi spiace. Ok, mi spiace, non riusciamo e riproveremo con i prossimi webinar. Grazie comunque, Alessandra, per il tempo. Passiamo alla piana
Nel cibo cerco di ritrovare... Cerco di ritrovare Giorgio. Eccoti. Oh, la Piana del Cibo è un'esperienza molto interessante in un territorio che ha cercato di lavorare insieme per fondere, cercare di lavorare e fondere delle funzioni tra più amministrazioni. Ha andato una pratica al Milan Pact Award dello scorso anno e effettivamente è stata particolarmente apprezzata questa capacità di unire comuni che singolarmente sono abbastanza piccoli per riuscire a sviluppare delle economie di scala anche rispetto al sistema alimentare. E su questo territorio hanno costruito un consiglio del cibo. Abbiamo con noi il presidente Giorgio Dal Sasso, a cui passo subito la parola. Sì, grazie, buonasera, è davvero un piacere condividere con voi questa cosa, questa esperienza. Allora, la Piana del Cibo, come si diceva, è un'esperienza sostanzialmente di comunità e di partecipazione. Noi siamo un ente di partecipazione che, partendo da alcune realtà, poi via via si sono estese a tutto il territorio. Nella Piana di Lucca, dove in questo caso operano 5 comuni, Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari, Villa Basilica, ci sono circa 160.000 persone. E l'idea sulla quale stiamo lavorando è proprio quella di costruire partecipazione e comunità. Questo è un po' il punto che ci ha fatto. C'è stato in precedenza un lungo percorso e a gennaio siamo arrivati nella situazione in cui tutto sommato sono stati designati tutti gli organismi, quindi il Consiglio del Cibo, i diversi tavoli tematici, l'Agorà, la Presidenza, eccetera. Ovviamente l'esperienza del coronavirus ci ha, come dire, presi in una situazione particolare e quindi la domanda che subito ci siamo fatti era come continuare in questo percorso. Ecco perché in uno dei nostri documenti abbiamo scritto: la partecipazione non si ferma. La partecipazione non si ferma vuol dire continuare a cercare di avanzare esperienze e sinergie sul territorio a partire da alcune situazioni particolari. La prima ovviamente non poteva essere che quella della produzione locale, dei mercati, e quindi in questo percorso noi abbiamo fatto un lavoro di sostegno dei piccoli produttori, soprattutto in quelle realtà dove appunto erano già presenti, nell'idea che il mercato non sia solo un'esperienza di compravendita in qualche modo, ma sia anche un'esperienza appunto di comunità e di buone prassi. Tant'è vero che non è stato semplice riuscire a sostenere questo tipo di esperienze. In questo caso abbiamo monitorato e abbiamo condiviso con i produttori questo tipo di percorso. Si tratta di circa una cinquantina di aziende che a vari livelli collaborano, soprattutto nelle zone, nelle aree tra Capannori e Lucca. In questo percorso, e in questo mi riallaccio anche al primo intervento, in effetti il coronavirus ci ha messo anche in condizione di sviluppare, come dire, comportamenti più adeguati. Tant'è vero che noi siamo usciti con un documento raccontando di comunità resilienti, quindi di atteggiamenti, di relazioni, dove non solo c'era l'esigenza di andare a recuperare un cibo buono di qualità, ma anche di trovare modi diversi di stare insieme in qualche modo. Ecco. Sul tema del... No, magari se si può tornare prima. Sempre assieme al gruppo dei produttori stiamo ragionando
sullo sviluppo di questo lavoro con anche eventuali una piattaforma online proprio per dare la possibilità di un maggiore approvvigionamento. Questo è uno dei settori. Un altro dei settori assolutamente importante e fondamentale è quello della scuola, perché ovviamente non si tratta solo di sostenere il momento della produzione, ma si tratta anche di verificare come dire, non solo buone prassi, ma anche di organizzare al meglio, per quanto possibile, il momento del consumo, soprattutto in alcune situazioni che sono istituzionali, come il tema della refezione scolastica. Abbiamo messo in piedi un tavolo assieme agli assessori, e anche qui torna il tema della partecipazione, assieme agli assessori dei 5 comuni, sono presenti le aziende che organizzano il cibo, la mensa, e l'obiettivo è quello di arrivare a un documento condiviso per identificare alcune buone prassi da utilizzare nella fase 3 a settembre, quando andremo come dire, ad aprire le scuole. Questo è un aspetto molto importante perché ci interessa in modo particolare. Ovviamente non parliamo solo di produttori, non parliamo solo di scuola e di scuola, ma anche del fatto che questa situazione ci ha posto di fronte al problema dell'accesso al cibo per le categorie più deboli, in qualche modo, per chi si trova in difficoltà. E quindi le amministrazioni comunali della Piana di Lucca, con loro atti autonomi, come vedete, hanno previsto l'erogazione di alcuni buoni spese in collaborazione con la Caritas, la collaborazione con la grande distribuzione in una prima fase dell'emergenza, e anche qui, come sta succedendo, vedo in altre realtà, la riscoperta del ruolo della piccola produzione, delle botteghe di vicinato, non solo come un'esperienza di, come dire, di identità del territorio, ma anche in pratica come la costruzione di una rete di negozi proprio per dare la possibilità a chi è più a disagio di usufruire di questo tipo di prodotti. Dicevo all'inizio, la Piana del Cibo sostanzialmente lavora proprio sull'idea della partecipazione, ipotizzando come in una situazione del genere sia assolutamente necessario e sia un valore aggiunto quello di costruire reti, sostanzialmente, quello di costruire connessioni, e quindi in collaborazione con l'autorità regionale della partecipazione abbiamo presentato un progetto che riguarda proprio la possibilità di creare connessioni, di creare reti reali, quindi il mondo della produzione, e quello del consumo, ma anche virtuali. E la cosa che interessante era anche quella di pensare a alcune figure che facilitassero tutto questo percorso, quello che avevamo chiamato facilitatori di comunità. Tutto questo percorso che io vi ho raccontato in maniera molto sintetica e molto breve parte proprio dall'idea che, come dire, in questa situazione fosse anche necessario andare a monitorare alcuni momenti, alcuni stili di vita importanti. Ecco perché insieme con l'università, insieme con l'Istituto Sismondi, abbiamo elaborato, pensato e ragionato ad un questionario che stiamo distribuendo, dove non solo fotografiamo e monitoriamo il momento attuale, ma anche riusciamo a capire
o a intuire alcune linee di tendenza. Una delle cose che stanno uscendo dalle risposte che abbiamo, per esempio, è un forte interesse da parte dell'utenza rispetto alla produzione locale, in una realtà che è quella della Piana di Lucca, dove scontiamo una sottoproduzione, dove abbiamo anche a disposizione, avremmo a disposizione territori da attivare, e quindi come dire, il monitorare queste esperienze ci serve proprio per andare a ritarare la nostra attività e il nostro percorso. Ecco perché, e su questo fortunatamente nella costruzione della comunità non siamo soli, possiamo condividere queste esperienze con altre comunità vicine a Lucca, ma anche con un tavolo che è stato attivato da ANCI Toscana proprio sul discorso del cibo, su un protocollo, per esempio, che sta avviando, fatto dalla Regione Toscana proprio per la salvaguardia della produzione locale. Concludo con una frase di Petrini, il quale diceva che questo è il momento della solidarietà e non il momento del conflitto, e noi pensiamo che pur in un percorso complesso che è quello della costruzione della comunità, questa possa essere un elemento in più per affrontare situazioni difficili come queste. Grazie, grazie molte Giorgio per la tua presentazione e come hai dato il quadro delle attività che le città che sono qui presenti hanno sviluppato. Invito ancora nuovamente a utilizzare la chat per le domande. Siamo connessi in 60 e penso che possiamo utilizzare ancora un quarto d'ora per poterci confrontare, quindi per domande dirette. Nel frattempo, se qualcuno vuole rompere il ghiaccio, io interrompo la condivisione, passo la parola a Filippo Gavazzini, che voleva dare, che lavora nel segretariato del Milan Women Food Policy Pact, occupandosi del Milan Pact Award, che voleva dare un'anticipazione rispetto all'edizione di quest'anno, che sarà un po' diversa, non sarà proprio più un premio, però vi passo subito la parola. Ok, buon pomeriggio a tutti, lo sentite? Sì, provo a avvicinarti un po' al microfono. Ok, sono appunto Filippo Gavazzini, sono il coordinatore del Milan Pact Awards. Andrea ne ha già parlato all'inizio della sua presentazione. I Milan Pact Awards sono uno strumento, diciamo, il principale strumento del Milan Urban Food Policy Pact per raccogliere, mappare e condividere le buone pratiche che le città firmatarie stanno portando avanti sui loro sistemi alimentari urbani. Come diceva Andrea, in queste quattro edizioni sono state raccolte oltre 260 pratiche che costituiscono un po' la libreria del patto, da cui le città possono appunto attingere per migliorare le loro pratiche alimentari. Quest'anno è stato un anno molto particolare, diciamo così, un anno speciale e un anno che ha visto, diciamo, in moltissime città i funzionari, insomma, gli uffici delle food policy in primo piano per dare delle risposte concrete e innovative rispetto appunto alle sfide che abbiamo tutti molto presente. Per cui l'idea della call di quest'anno, che sarà lanciata la settimana prossima, vi anticipo, è quella di raccogliere queste, diciamo, le storie da parte delle città, ma anche proprio dalle persone che hanno vissuto queste esperienze, per poterle condividere con il resto del network. Per cui sostanzialmente in una modalità molto più, come dire, veloce e smart rispetto a quelle degli anni scorsi, chiederemo alle città di raccontarci attraverso dei video molto brevi, delle videopillole, quali sono state le loro esperienze, insomma quali sfide hanno dovuto affrontare, quali soluzioni innovative hanno dovuto porre in essere,
sia per quanto riguarda, diciamo, la parte più dura del lockdown, ma anche per la nuova normalità, cioè per esempio che cosa le città stanno studiando in queste settimane per poter riadattare i servizi di refezione scolastica che apriranno nei prossimi mesi, insomma, quello che è stato ma anche quello che sarà. L'idea è quella di condividere poi immediatamente, una volta ricevuti, i contributi da parte di tutte le città a beneficio di tutto il network. Per cui, se volete saperne di più, in particolare invito le città che hanno presentato oggi, ma anche tutte le altre città che ci stanno ascoltando, seguiteci sui nostri canali del patto, così vi daremo settimana prossima tutte le informazioni. Grazie. Grazie Filippo, quindi vi invitiamo a seguire le attività sui vari siti social network. Anticipo che questo non è l'unico appuntamento che proporremo di confronto tra le città italiane. La settimana prossima, stesso posto, stessa ora, quindi sempre giovedì intorno a questo orario, vi proporremo un incontro con alcune città lombarde su una tematica specifica, e quella dopo un'altra sessione. Quindi, se volete, questo potrebbe essere uno spazio che apriamo al confronto tra le città. Arrivano alcune domande, una specifica per Giorgio Dolma. Il Masso, che in realtà non è scritto così, su come si chiama il protocollo della regione toscana che salvaguarda il territorio al cibo che menzionava, e qual è l'ufficio che è stato elaborato. Quindi, se vuoi rispondere oppure rispondere in chat. Una seconda domanda per Milano: a Roma si sta organizzando un gruppo di lavoro per attivare una food policy. Avete dei consigli su come approcciare i bandi Food Wave, Deref e Horizon? Saranno presenti una serie di strumenti di replicabilità legati a questi due strumenti, a questi due bandi, quindi li invito sempre a seguirci. E abbiamo visto dei giornali che Roma si sta per dotare di una food policy con un coinvolgimento della cittadinanza e anche con una delibera che presto immaginiamo stia per arrivare all'Assemblea Capitolina. Se qualcuno però vuole accendersi il microfono e intervenire, penso che sia possibile, oppure scrivete in chat e vi attiviamo il microfono. Se attivate il video prima di parlare ci rende più facile individuarvi. Tania Gervasi invece chiedeva, mi piacerebbe capire da ogni città qui coinvolta il Covid cosa ha messo in luce, qual è il tallone d'Achille, che qualcuno chiamava tallone da killer, il tallone da killer ha rivelato in queste città. Quindi anche qui, chi vuole rispondere, se lo scrive in chat oppure alza la manina nel video, vi do subito la parola. Lato nostro posso sicuramente dire che ha messo in luce la necessità di lavorare sempre più in sinergia. È un po' una banalità, ma vi assicuro che per un ente grosso, per esempio come il nostro, lavorare in sinergia con le altre direzioni non è una banalità, non è scontato. Si lavora spesso in modo settoriale, riuscire a integrare gli approcci, lavorare con tutti gli strumenti che una città può mettere in campo permette veramente l'efficacia delle azioni. Al tempo stesso monitorare i risultati sicuramente aiuta l'attuazione. Se nessun altro vuole rispondere, attivo immediatamente il microfono a Giorgio per la sua domanda. Sì. Si tratta di un protocollo gestito, coordinato da ANCI Toscana assieme alla regione. L'oggetto del protocollo, l'obiettivo del protocollo è la distribuzione, il consumo di prodotti agroalimentari toscani di qualità, e questo percorso viene seguito e sviluppato all'interno dell'assessorato all'agricoltura della regione toscana. Su questo sono stati già fatti una serie di incontri, anche, ecco perché io l'ho citato, proprio perché hanno partecipato diverse comunità del cibo della regione toscana, proprio per come dire, lavorare su questo aspetto. Grazie. Attività analoghe sono sviluppate più o meno da tutte le regioni, con dei bandi ad hoc, ci sono anche dei bandi della Commissione Europea per la gestione dell'emergenza, sono dei bandi molto rapidi, molto veloci, che possono essere scritti dalle città per recuperare finanziamenti e fonti che verranno già distribuite intorno a settembre. Diverse fondazioni hanno sviluppato dei bandi ad hoc sempre per l'emergenza, quindi
ci sono diversi strumenti che sono, diverse misure che sono in campo. Se qualcun altro vuole intervenire lo scrive in chat, altrimenti chiedo a chi vuole ovviamente di accendere il video, così possiamo fare uno screenshot e tenere anche una fotografia di questo incontro virtuale. Vedo che Paola l'ha attivato prontamente, Cinzia da Cremona, Sonia Migliore da Torino, con molti di voi ci conosciamo. Ciao Maria, Maria Bottiglieri. Facciamo così, io magari posso anche provare a abilitare. Potete abilitarvi autonomamente il microfono anche per un saluto. Ecco, forse così. Partirà un rumore di fondo magari. Andrea, ci sarebbe una domanda che si è spegnendo. Giorgio dal Sasso, avete tutti i microfoni accesi. Una domanda per Torino. Direttamente. Che era un po' più su. Salve a tutti, quali possono essere le prospettive di queste misure? Mi riferisco all'esempio, per esempio, all'allargamento delle metrature d'oro a Torino. Si tratta di una misura transitoria o potrà contribuire nei prossimi anni a un cambiamento di assetto della città? Simone? Penso sia per Simone. Per il momento l'estensione è consentita fino alla fine di novembre, dopodiché si andrà a valutare appunto la situazione allora. Detto ciò, mi immagino che una mossa di questo tipo sia anche un'intenzione verso una, diciamo, una politica anche più durevole, non solo emergenziale. Quindi vedremo se si riuscirà anche a sostenere a lungo andare. E a questo proposito posso dire che anche noi abbiamo fatto la stessa operazione, sostanzialmente molto simile, e anche per noi ha una valenza temporale, ma in realtà anche perché in questo momento è stata data in deroga anche a tutti i criteri, i canoni estetici e strutturali, e quindi evidentemente dovesse diventare una misura stabile andrebbe chiaramente rivista, perché noi abbiamo un regolamento sui deord abbastanza stringente, soprattutto in centro città, per cui tutta una serie di strutture tipo pedane non possono essere utilizzate. Invece in questo momento si è lasciato anche per poter consentire anche a quelli che si trovavano in una situazione fisica un po' particolare di poterlo fare, si è derogato completamente, oltre ad aver anche noi semplificato la procedura e tutto quanto. Quindi credo che anche per noi verrà fatta una valutazione ed eventualmente dovrà essere rivista la modalità per un'eventuale fruibilità maggiore del suolo pubblico, tant'è che noi abbiamo anche esteso, non c'entra col cibo però comunque riguarda questo aspetto, la possibilità per le attività commerciali di avere uno spazio esterno per svolgere delle attività che noi abbiamo individuato come connesse all'attività commerciale, e quindi dei piccoli espositori, dei posti per stare la gente ad aspettare se c'è la necessità di fare la coda e cose di questo genere. Però appunto sono tutte misure strettamente temporanee. Io. Vai Giorgio. Ho una domanda. Allora, la domanda era come rendete la partecipazione elemento centrale. Beh, allora, ritorno a quello che dicevo prima. Ovviamente, come dire, il tema della partecipazione è un tema molto complesso. Lo rendiamo centrale a partire dai diversi portatori di interessi che ci sono nella comunità. Dove per portatori di interessi identifichiamo singole competenze, associazioni diverse. Questo è il primo punto. Il secondo punto è quello di riuscire a, come dire, offrire una piattaforma a tutti questi diversi portatori di interessi. La terza cosa è e questo è l'aspetto ancora più complesso, come dire, mettere in sinergie queste realtà con il mondo della politica, e quindi ecco perché è stato importante che, per esempio, nel caso della scuola
5 assessorati condividano o riescono a condividere anche con le aziende una, come dire, una riflessione sul servizio di ristorazione scolastica. Ovviamente, come dire, parlare di partecipazione è molto complicato, molto complesso, presuppone tempi molto lunghi, però, come dicevo prima, il Covid ci mette nella necessità di cambiare paradigmi. Uno dei paradigmi è quello di lavorare sulle comunità, e le comunità sono gli agricoltori, sono le scuole, sono i consumatori e tutte queste attività, questi pezzi di territorio li dobbiamo mettere assieme. Ora. Se non ci sono altri contributi. Non ci sono. Spero sia stato interessante per tutti voi. Troverete la registrazione sul sito della Food Policy di Milano all'interno della sezione Italia. L'invito è alla settimana prossima. Appena riusciamo a chiudere il programma lo condividiamo. Dovremmo già riuscirci nei prossimi giorni. E vi invitiamo a seguirci appunto per rafforzare sempre di più le nostre relazioni, anche grazie a questi strumenti tecnologici che siamo stati tutti ormai molto abituati ad utilizzare. Buona serata e buon weekend per chi lo inizia già domani. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. 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 Ciao Simone. Ciao Giorgio. Ciao. Ciao. Grazie. Grazie.